Sono Carmen D'Antonino, storica dell'arte e socia dell'associazione Memo Cantieri Culturali, che si occupa della promozione e valorizzazione dei beni culturali, storici e artistici del nostro territorio, della regione Molise. Oggi ci troviamo nell'alta valle del Volturno, precisamente in provincia di Isernia, ovvero presso Cerro a Volturno, e sono qui per raccontarvi tutte le peculiarità di questo paese, con i suoi aneddoti, con la sua storia, le sue tradizioni, ma soprattutto per quanto riguarda la sua storia millenaria e storico-artistica. Cerro e l'alta valle del Volturno devono le proprie origini alla presenza monastica della vicina abbazia di San Vincenzo al Volturno, glorioso cenobio fondato dai principi longobardi di Benevento alle fonti del Volturno nei primi anni dell'VIII secolo d.C. Gli abati, a partire dalla seconda metà del X secolo, nell'attuare una politica di popolamento del territorio nota come incastellamento, fecero arrivare diverse famiglie per colonizzare il territorio che si stanziarono qui. Come ci racconta il Chronicon Volturnense, il grande codice miniato, nell'anno 989 furono invitati i coloni ad abitare in questo territorio. La nascita di Cerro si deve dunque ai Benedettini, ma la presenza dell'uomo è attestata già in epoca precedente. Sono presenti ben due torri fortificate di epoca sannitica. La famiglia feudale, che ebbe una maggiore rilevanza dal punto di vista storico, artistico, culturale e architettonico, è stata sicuramente la famiglia Pandone, poiché Cerro era affidata al feudo, alla contea di Venafro con Scipione Pandone. Infatti, sul finire del 400, proprio a Federico Pandone si devono la sistemazione e tutta la parte della costruzione delle tre torri bastionate che ad oggi adornano
il castello Pandone di Cerro, dopodiché arrivarono altre famiglie come i Carafa e i Colonna e furono due dinastie che possedettero il Castrum di Cerro. Con l'unità d'Italia e tutta la riorganizzazione amministrativa, il territorio comunale, che fino a quel momento era stato nella provincia di Lavoro, venne accorpato al Monise. E al toponimo Cerro venne affiancato al Volturno con regio decreto del 26 marzo 1863. Il castello di Cerro a Volturno, situato su una posizione dominante a circa 500 metri dal livello del mare, si presenta con una possente mole che controlla tutta l'alta valle del Volturno, nel punto in cui presenta la sua massima strozzatura. È da ritenere che gli stessi monaci benedettini della vicina abbazia di San Vincenzo al Volturno, fondando il Castrum Cerri, abbiano riutilizzato il vecchio recinto fortificato costruito dai Longobardi. L'impianto originale del castello risale al X secolo e aveva una forma come un recinto quadrangolare, al cui interno venivano custoditi, conservati i prodotti agricoli del territorio. Ricordiamo che è posto su una sommità di una conformazione rocciosa di non particolare compattezza, attorno al quale poi si sviluppano due borghi, uno chiamato Santa Maria Assunta e l'altro chiamato San Pietro. Il castello di Cerro a Volturno presenta una storia ricca di dinastie. Innanzitutto, sul finire del 1400, il superbo maniero assunse l'aspetto attuale per volere di Federico Pandone della casata di Venafro, che fece costruire le tre torri bastonate che ne accentuarono notevolmente la caratteristica come fortezza, appunto come una costruzione difensiva. Nel 1525 il successore di Federico lo vendette poi a Manfredino Bucca. Thank you.
Nei primi anni del 1600 il castello, passato per mani diverse, diventò proprietà della famiglia Colonna e Lucrezia Tommacello, ovvero moglie di Filippo Colonna, principe di Sonnino, lo abbellì, ne rafforzò le mura, come ricorda poi la lapide, la famosissima lapide datata nel 1623, posta sul portale d'ingresso. La famiglia De Colonna vendettero il castello a una famiglia di Sesto Campano che nel 1688 passò ad Antonio Carafa, famiglia detentrice del bene, sino alla eversione della feudalità. Thank you.
Cerra Volturno non è importante solamente per il castello che abbiamo appena descritto, ma anche per il francobollo che fa parte della serie Castelli d'Italia. Su questo francobollo viene effigiato il castello di Cerra Volturno, soprattutto per rappresentare la parte culturale e la parte turistica di questo bellissimo borgo, ed è stato disegnato dal famosissimo maestro Eros Donnini e ha avuto anche una ribalta nazionale molto notevole, ovvero il 22 settembre 1980, dove ha aperto le porte alla città per ammirare le bellezze di questo borgo. Quando spunta solo la mattina, dopo la montagnola, tu metti in cabana burnella d'ora, tu svegli e smetti di Sotto hanno il cielo azzurro, tinta e spizza d'oro.